Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Okay. Io sono Ali. Io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Come avete già letto dal titolo, siamo qui finalmente tornate con la seconda parte del vlog che abbiamo appunto fatto vedere nel video di lunedì. Avete visto una location diversa perché noi è da una settimana e mezzo ormai che siamo qui a Bellaria Gia Marina insieme alla nonna. Saluta nonna. Ciao ciao. Siamo qui in vacanza, staremo qui fino a domenica. Poi domenica torneremo a Verona e partiremo per un'altra destinazione a sorpresa insieme ai nostri genitori. E poi metteremo anche un altro video nella valigia, altri vlog, insomma. State anche attivi su tutti gli altri nostri social, soprattutto Instagram e TikTok, dove ci chiamiamo alleauri.channel e Pinterest alleauri.channel tutto attaccato. Tra l'altro manca pochissimo all'uscita dell'astuccio. Eccolo qui, farà parte appunto del nostro back to school che trovate sul sito del nostro www.alleauri.channel.it. Ma vi aggiorneremo ovviamente su Instagram anche qui sulle storie di YouTube. Nel video di oggi appunto continueremo i vlog che abbiamo iniziato lunedì dal pomeriggio fino alla notte, quindi faremo tutto, la spiaggia pomeridiana, la doccia, l'outfit, e fatto che andiamo a fare shopping, che arriviamo a casa tardissimo. Ma no spoiler, vedrete tutto nel video. Ehi là, noi stiamo per andare in spiaggia e sono tipo le 4:30. Eccoci qui con i nostri bellissimi materassini super colorati. E qui adesso andiamo in spiaggia, anche se è tardi, a goderci il mare pomeridiano. Fatta la spray, le signore della spiaggia qua. Andate qui, sì, andiamo a fare la passeggiata, nonna. Andate mezz'ora. Guarda che bel costume che ha la nonna. Bella pancia che ha la nonna. Sei super fashion, nonna. Adesso ci mettiamo la crema perché c'è un caldo afoso, se no ci viene l'eritema. E comunque qua tutti gli ombrelloni sono gialli e arancioni. Noi siamo in terza fila. E abbiamo 3 sdraietti per fortuna, perché se no non sopravvivremo. Che ti chiederemo? Fermiamo la crema. Abbiamo comunque gli stessi costumi del vecchio vlog, perché è dopo. Esatto. Siamo incremate per bene. Abbiamo il costume di stamattina. Abbiamo la borraccia di Ali Auri con dentro l'acqua per bere. Tra l'altro è in saldo, se volete andarla a vedere sul nostro sito. Sbriamo. Cappello e andiamo a fare una passeggiata. La nonna sta chiacchierando con le sue 3 amichette. Ci ha anche fermato una ragazza che è venuta a cercarci l'ombrellone della nostra community. Quindi ciao! E abbiamo fatto una foto insieme. Ellie nonna. Cosa Allora, il mare il pomeriggio sicuramente è molto più brutto. E noi stiamo passeggiando e noi preferiamo la mattina, vero Auri? Vero Ellie. Però comunque si sta bene, c'è anche un sole un po' più velato, essendo pomeriggio. Siamo quasi arrivati al molo, molto quasi. E comunque mi è venuto in mente di dirvi che l'anno scorso noi avevamo l'ananas gonfiabile. E non è che se non l'abbiamo mostrato, quest'anno non ce l'abbiamo. Ma in realtà ce l'abbiamo, solamente che abbiamo scoperto la cosa, cioè che ci viene rivoluzionato la vita. Ossia quei cuscinetti che vi abbiamo fatto vedere nella prima parte del vlog e che vi mostreremo anche dopo quando faremo il bagno. Però probabilmente domani o la settimana prossima, dato che staremo qui ancora una settimana, ma questo video lo vedrete di giovedì, quindi noi domenica torniamo. Vi aggiorneremo comunque su IG o su TikTok. Si sta avvicinando sempre di più il molo, nonna. Eccoci finalmente arrivate sul molo. Come stamattina? Tra l'altro sul molo di Gea, che stamattina non riuscivamo a capire, stanno preparando perché stasera alle mezzanotte fanno i fuochi d'artificio per la notte rosa. In tutta la riviera romagnola. Esatto. Adesso mi sa che torneremo indietro a breve. Sì, ma prima ci rilassiamo un attimino sul molo. Non, adesso vogliamo la spiegazione scientifica dei fuochi. Tutti pieni di polvere che spara, poi li chiudono. Poi c'è la miccia. E ci si vede! Che spiegazione scientifica accurata. E manca ancora un po' d'ore però per i fuochi. Beh, guarda che lavoraccio che hanno. È da stamattina che eccoci finalmente arrivata al pontile. Il pontile segna il bagno 35, noi siamo al bagno 32, quindi in realtà non è che siamo arrivate. Ma ci dà un po' di speranza quel pontile. Non arrivavamo più. Sì, oggi proprio stanchezza, fatti sentire. Stiamo tornando all'ombrellone e siamo cotte, veramente sì, cotte. Siamo finalmente al bagno 32. E ora ci stendiamo un attimo. Arancione, giallo. Sono i nostri ombrelloni. Io sto leggendo, la nonna sta facendo la sua solita chiacchieratina con i nostri vicini di ombrellone, super simpatici. Non so se andremo a fare il bagno perché sono già le 6:15 e noi tipo alle 6:30 normalmente saliamo su dal mare. Perché boh, c'è venticello e io sono super comoda qui sullo slettino a leggere questo libro, anche se l'ho appena iniziato. Ellie sta leggendo il libro e anch'io adesso mi stendo e leggo. Strano ma vero, noi non abbiamo fatto il bagno oggi pomeriggio perché era troppo tardi. Stiamo tornando su dalla spiaggia perché è troppo tardi. Noi davvero non ce la facciamo con l'organizzarci in modo ordinato con i tempi. Cioè no, veramente, zero. Mi sono messa a leggere e
E quindi niente bagno per oggi pomeriggio, ma tanto ci rifaremo domani. Stasera c'è pure la notte rosa con i fuochi d'artificio, quindi ci dobbiamo agghingare per bene e decidere come vestirci, perché insomma bisogna vestirsi di rosa. E quindi corriamo su di corsa a farci la doccia entrambe, e la nonna invece è rimasta giù che o fa il bagno o con calma viene su. Eccoci in ascensore con la nostra cover di Ali Auri e i nostri cuscinetti. Alla fine io ho appoggiato i piedi sopra, quindi dai, non sono stati totalmente inutili oggi. Esatto, li ho usati come cuscino. Allora, mentre lei si sta facendo la doccia, perché oggi è andata prima lei, io sto aspettando, perché in realtà avrei dovuto stendere i costumi, ma non ci sono costumi bagnati visto che non abbiamo fatto il bagno. Guardiamo giù se ci sta arrivando la nonna. No, non sto arrivando, secondo me è andato a farsi il bagno. Allora, io sono appena uscita dalla doccia e mi sono messa anche la nostra magliettina. Mi vedo un po' abbronzata, devo dire. Mi sono anche già messa la crema. Direi che è il momento di asciugarsi i capelli. Ho zero voglia di asciugarmi i capelli. Comunque da noi la cena è alle 7:30, purtroppo a orario fisso. Cioè, arriviamo sempre 20 minuti in ritardo. O facciamo il bagno presto se non facciamo la passeggiata. Ma oggi che abbiamo fatto la passeggiata, poi eravamo talmente stanche che la nonna si è messa a parlare con i suoi amici, quindi non abbiamo fatto in tempo a fare il bagno. Allora, io mi sono pettinata i capelli. Ragazzi, cioè, sono nera, wow. Alla fine la nonna è appena arrivata in bagno a farsi la doccia. E si è andata a fare il bagno alle 7 di sera. E non importa, cioè, abbiamo fatto un TikTok che tra l'altro è andato super mega virale, in cui appunto abbiamo detto che la nostra famiglia è rovesciata, perché noi dobbiamo dire alla nonna di uscire dall'acqua e non lei che deve dirci di uscire dall'acqua noi. E sono le 7:10, noi alle 7:30 dovremmo essere a cena. Ma non arriveremo mai alle 7:30. Che fai, te ne privi di arrivare in ritardo? No. Mi trucco, mi vesto, poi mi asciugo i capelli perché ho troppo caldo. Cioè io i capelli d'estate. Io invece me li asciugo. Allora, questi sono i nostri outfit. Sono messa questo body con questi shorts. Io ho un vestitino perché ho un problema con i vestitini. E potrebbe essere anche un nuovo acquistino, ma vedrete in un haul. E la nonna si è vestita tutta di beige. Credevo che fosse rosa. Se no ci sarebbe la notte rosa, nessuno è vestito di rosa. Cato. L'unica cosa che avremo rosa stasera sarà la mascherina. E io anche le ciabatte. PS, siamo strana che è in ritardo, perciò ci truccheremo dopo tanto. Siamo in fondo alla sala dove non ci vede nessuno. Esatto, perciò la nonna si sta fonando i capelli. Perciò ci truccheremo appunto dopo, così sì, magari usciamo un po' più tardino. Mi sa anche che mi metterò borsetta rosa, perché cioè ci sta troppo. Adoro, mio, ci sta bellissimo quel vestito. È vero che è bellissimo. Siamo pronte per uscire. Eccoci qui a tavola, c'è l'antipasto in cui ci hanno portato l'Emmental, e la nonna ieri aveva detto che non ci piaceva l'Emmental. Ecco arrivato anche il primo. Io e la nonna abbiamo preso la patata di verdura e l'Aurora sta mangiando le linguine col pomodoro. Assaggia, dimmi se sono buone. C'erano anche quelle al pesto, nonna. Ma il pesto non mi piace. Buone, le discrete. Che voto dai? 9, buono, secondo me. Sì, dai, 8.5-9. Auri? 1.8, dai. Ecco arrivato il secondo. Oggi ci buttiamo sul pesce. L'Aurora si è anche sporcata. È gallinella fritta con queste robe qui che non so cosa siano. Nonna, come ti sembra a prima vista? Così così. Auri? Non lo so. A me non piaceva la gallinella e neanche a Lauri, cioè c'è di meglio, quindi abbiamo preferito lasciarla lì. La nonna invece ha opinioni contrastanti. Come che mangio tutto? Mangio. E infatti anche quello che non dovrei mangiare. Nonna felice, piatto pulito. Finiamo in bellezza con il dolce. Io ho preso la pesca per fare stare healthy. Io non per stare healthy. Torta, panna e cioccolato. Ecco Lauri e il suo outfit di stasera. Ovviamente si è sporcata il vestito. E la sala ormai è vuota, perché noi dovete sapere che ci alziamo sempre per ultime praticamente. Eccoci di nuovo in camera. Stiamo perfezionando l'outfit. L'Aurora si è anche truccata. Io non ho zero voglia. Sì, perché sembrava una mamma di 16 anni. Diciamo pure quella rosa. No, quella lì è proprio perfetta. Qui la mia borsetta bellissima che tutti avete chiesto dove l'abbiamo presa. L'abbiamo presa da Primark. Cioè, ma non sembra, vero che è carina? Ah, si pegna. Ecco la nostra. Ai, cosa che bella, la mia borsa abbinata. Noi siamo appena uscite dall'hotel e ci dirigiamo verso il City Center. Esatto, dove c'è il mercatino, perché appunto c'è il mercatino stasera. Perché oggi è venerdì e non vediamo l'ora di vederlo. Ci sta anche bene, devo dire, stasera. Sì, mio vestito fa. Ellie, dov'è che siamo? City Center of the area. Dovevo mettermi la canottiera. Alice, le sue ciabatte non orribili. Domani, bravo. Alice, cosa devi dire? Per le tue ciabatte orribili. Sono stupende. Sono da sposotta. È un po' sospetto. Ci sono tutti i banchetti fuori. Però dovremmo
un'occhiatina visto che abbiamo, siamo shopping addicted. Allora, abbiamo fatto i primi danni della serata e sono due costumi, non proprio mantarelli, identici perché dello stesso colore, fantasia, modello, tutto. Vogliamo farci delle fottine carine carine per e Instagram e erano anche in saldo, quindi siamo state troppo troppo brave. Siamo nei banchetti, i banchetti che ci sono nella piazza centrale, e noi è tutta la settimana che veniamo qua perché credevamo ci fossero, invece ci sono solo questa serata, ovvero di venerdì. Eccoci qui ai banchetti, stiamo facendo altro shopping, abbiamo preso anche un braccialetto a testa, visto che abbiamo fatto i braccialetti. Esatto, e adesso guardiamo anche tutti gli altri banchettini che rimangono. Noi ci siamo un attimo sedute perché siamo stanche e abbiamo fatto altri danni. Ma si sta bene, c'è caldo perché noi abbiamo capito. Non c'è una bava qua, oh, che mica, no. Non c'è caldissimo. Sì, ma lo spazio del telefono pieno. Ma dice... Ah, non è freddo. Noi ci stiamo mangiando il gelato, sebbene abbiamo mangiato un po' stasera a cena, ma non troppo, quindi ci stava gelatino. Ovviamente stracciatella e cremino. Noi stiamo tornando su in camera perché siamo stanchi molti. Sono tipo le 11, a mezzanotte ci sono i fuochi e noi ce li godiamo assolutamente nel nostro balconcino. Ci svestiamo, ci strucchiamo e ci mettiamo pronte per guardare i fuochi in santa pace. Lauri con la torcia sta cercando di capire dove sono le sue macchie per poi lavarle. Sì, perché poi andiamo a casa, ma partiamo subito, quindi le macchie quelle importanti, se non vanno via adesso. La nonna che ci aiuta da santa. Io sono sdraiata, il resto è veramente cotte perché facciamo tipo 10 km al giorno, quindi siamo cottissime. E ho anche sporcato un vestitino bianco, il nuovo candido perfetto che mi piace da morire. Allora qui a mezzanotte spaccati sono iniziati i fuochi, ci sono rose, sono bellissime. Adesso facciamo qualche ripresa, sì, non si vede nulla però noi ci siamo. Eccoli qua i fuochi della notte rosa, ovviamente sono tutti rosa. Sono bellissimissimissimissimi. Adesso ci ricordiamo qui sul nostro balconcino. Noi almeno una volta nel nostro viaggetto qui a Bellaria riusciamo a beccarci fuochi d'artificio, vero nonna? Bello. Uno spettacolo stupendo, ormai sta andando avanti da più di 20 minuti. Cioè è meraviglioso. Noi siamo arrivati anche alla finale. Sì, guardate quanti bei fuochi, puoi vederli da qua, è ancora comodo. Guardate, sono verdi e sono super belle. Cioè a noi i fuochi piacciono sempre un sacco, vero? Sì, sono super mega scenici. Allora, io sono già a letto perché sono cotta. E io adesso vado a mettermi l'apparecchio e poi vado anche a letto. Ma la nonna, i fuochi sono stati davvero davvero meravigliosi. E sono durati un sacco anche. Meravigliosi, super approvati. E abbiamo la nostra foderina di fiducia e ora andiamo veramente a letto perché siamo cortissime. Buonanotte, vi lasciamo all'altro nonna, video. Saluta Italia, buonanotte. Buonanotte, sì. Brava nonna. Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto e che vi siate divertite a stare un po' con noi nella nostra seconda parte della giornata. Appunto, avete visto tutto quello che facciamo nell'arco di questa vacanza. Sì ragazzi, alla fine è molto stancante, facciamo un sacco di cose, però alla fine tutte le nostre giornate sono molto uguali, seguono questa stessa routine o anche la daily routine che abbiamo fatto l'anno scorso. Ti lasciamo appunto nelle schede. Però insomma è così, ma è bello perché siamo qui in compagnia, vogliamo un sacco di bella nonna. Vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video e adesso salutiamo 10 personaggi dal video precedente. Iniziamo da Elisa, un bacione, guardate che bella, meravigliosa, e anche il mio smartwatch stupendo. Poi abbiamo Marwa, un bacione anche a te. Ilenia, un bacione. Maria Rosaria, un bacione anche a te. Elena, un bacione. Alessia, un bacione. Chiara, un bacione. Greta, un bacione anche a te. E per ultima un'altra Greta, un bacione. Comunque i nostri pacchi ci mettono circa 4 giorni ad arrivare. E nulla, un bacione a tutti e vi diamo appuntamento a lunedì. Ciao!